LBR IVA e il robot KUKA per applicazioni collaborative, ossia applicazioni che vedono la condivisione di spazi tra uomo e robot. Presenta 7 assi e sensori di coppia ridondati su ogni giunto per la percezione dell'ambiente circostante. In questa applicazione, LBR IVA assolve un duplice compito: rispettare la ISO 10218 e la specifica tecnica TS 15066 per la realizzazione di celle collaborative ed eseguire un teach by demonstration. L'operatore insegna al robot il movimento che dovrà eseguire successivamente in autonomia, mostrandogli il percorso da replicare. In particolare, tutti gli elementi in movimento, quali cover and effector, organi di presa, oggetti da spostare, sono stati progettati per poter rispettare le normative vigenti in termini di sicurezza e garantire basse coppie di impatto e basse pressioni di schiacciamento con le parti del corpo dell'operatore individuate in sede di analisi dei rischi. L'operatore, quindi, mostra il percorso e gli oggetti da movimentare che verranno registrati in continuità o puntualmente dal robot e poi rieseguiti in autonomia, rispettando la velocità ed il percorso precedentemente appreso. Sia la cover dell'end effector tradizionale che gli organi di presa sono stati progettati in modo da coprire parti spigolose e contundenti e da evitare qualsiasi rischio di pizzicamento o schiacciamento per l'operatore. Così come anche gli oggetti da movimentare sono stati riprogettati seguendo una forma arrotondata e aderente alla specifica tecnica 15066. Possibili impatti con l'operatore sono gestiti con funzionalità sicure che interrompono il movimento del robot con stop sicuri o stop in coppia in base a ciò che l'analisi dei rischi ha stabilito per l'applicazione in corso. Industrial Intelligence.